Guarda, oggi le nuove tecnologie facilitano assolutamente il lavoro di videoreportage perché oggi sono disponibili telecamere molto economiche, si possono girare dei reportage anche con le macchine fotografiche, si può davvero con un budget piuttosto basso andare in qualche paese e raccontare quello che si vede. È chiaro che cambiano anche i mezzi su cui lo si può diffondere. Io oggi spiego come è fatto un video reportage, cioè quello che una volta era il reportage televisivo, che oggi viene condito un po' da altri media come fotografie, testi, audio e sul mondo del web possono andare insieme. Però quello che conta poi alla fine è davvero quello che tu riesci a raccontare, cioè le tue impressioni, il tuo modo di vedere una situazione, renderla con una telecamera, con delle interviste, con delle musiche, questo non è cambiato. In fondo i mezzi poi non sono andati a incidere su quella che è davvero la tua capacità di saper raccontare una storia.